Centro Ricerche Karzik e Carlo Seppenhofer. Gorizia. Indagine relativa alla presenza del proteo in acque dell'Isontino. Il proteo ha un'area di diffusione molto ristretta, si estende dalla Slovenia al Carso Triestino, è molto abbondante nelle grotte di Postumia in Slovenia, e nei sistemi carsici del Goriziano e del Triestino, è stato anche introdotto in Veneto, nella grotta di Oliero, in provincia di Vicenza. L'Isontino è la fascia di territorio che comprende la gran parte della ex provincia di Gorizia, attraversata dalle limpide acque del fiume Isonzo, che le dà il nome. La nostra indagine inizia nel comune di Gradisca di Isonzo. Ci sono giunte notizie della presenza di diversi pozzi, ed in alcuni di essi si hanno informazioni sulla presenza del proteo. La nostra esplorazione inizia dal Pozzo dei Frari, in piazza Campiello Emo. Una prima esplorazione venne fatta nel 1976, dalla Società Adriatica di Speleologia di Trieste, nella quale relazione si legge, ore 16:30 circa primo uomo in immersione, Gabriele Crevatin, visto un primo proteo a mezz'acqua, lungo circa 25 cm. Visto un secondo proteo appoggiato sul fondo di minori dimensioni. Nel 2017, si prepara una nuova esplorazione. L'acqua è particolarmente limpida. Avvistiamo da subito un proteo, che non senza difficoltà riusciamo a fotografare. Carichi di entusiasmo, dopo il primo positivo avvistamento. Nei mesi successivi esploriamo gli altri pozzi ivi esistenti. Pozzo in proprietà Claudio Verdimonti. L'acqua è limpidissima. Nessuna presenza del proteo. Pozzo presso il monumento ai donatori di sangue. Per questa esplorazione ci siamo avvalsi della collaborazione dello Speleon su Luciano Russo. Nessuna traccia del proteo. Pozzo presso il mulino. Il pozzo era chiuso, gli operai del comune ci aiutano nella sua apertura. Si tratta sicuramente di un pozzo antico. Sul fondo non vi è presenza di acqua. Riceviamo la notizia di un avvistamento di proteo in una risorgiva nei pressi del lago di Pietrarossa sul Carso Isontino. Raro avvistamento di un proteo all'esterno, le foto purtroppo fatte con il telefonino non sono delle migliori. Ci spostiamo ora, nella zona di Iamiano, dove si hanno notizie di parecchi avvistamenti. Incominciamo dalla cavernetta presso Comaglie. Questa grotta, durante la Grande Guerra, è stata usata come riserva d'acqua. Arrivati nel piccolo bacino in fondo al pozzo, vediamo da subito dei crostacei del genere, Troglocaris, addossati alle pareti. E subito sotto, avvistiamo dei protei. Il cui avvistamento è abbastanza frequente. Il proteo è stato segnalato anche presso Iamiano, la località dove ora ci sposteremo. I pozzi in realtà sono due, vicini tra loro, e scendono paralleli. Si esplora inizialmente il primo pozzo. La presenza di un tubo di pescaggio ci rende la discesa difficoltosa. Da subito avvistiamo il proteo. Si procede con il secondo pozzo, adiacente al fabbricato. Nei periodi di magra, questo pozzo è completamente asciutto.
Per trovare il proprio, quindi, bisogna seguire la piovosità locale. Prossima tappa della nostra indagine, la Grotta Andrea. L'ambiente favorevole ci permette di fare delle buone riprese. Siamo a Monfalcone, presso la cavità denominata Pozzo dei Prodei. La grotta si trova lungo la linea ferroviaria. Nello scendere abbiamo qualche difficoltà, a causa del materiale che dobbiamo trasportare, sia per la ripresa video, e sia per lo speleo sud. Anche qui possiamo confermarne la presenza. La Grotta Nevio è la nostra seconda tappa nel Monfalconese. La grotta si trova sopra un'altura carsica, nelle vicinanze del paese di Sels. Anche questa già nota per la presenza del proteo. Sul fondo della grotta vi è un piccolo lago con acqua limpidissima. Ci sono diversi protei, in compagnia di alcuni troglocaris. In questo esemplare si possono ancora notare i rudimentali e piccoli occhi. Alla nascita, hanno occhi sviluppati, che si atrofizzano durante la crescita. Gli occhi sono rudimentali e piccolissimi, e sono nascosti sotto la pelle. È praticamente cieca. Tale fattore ha contribuito ad uno sviluppo particolare della linea laterale, che è composta da piccoli sensori posti sui fianchi dell'animale, il quale riesce così a percepire anche i più piccoli spostamenti d'acqua. Lasciamo il territorio di Monfalcone, e ci rechiamo a Sagrado. La grotta è molto famosa per gli avvistamenti quasi costanti del proteo. Vi si accede attraverso una lunga e ripida scalinata, che dà accesso ad una galleria, usata come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. All'interno vi è un pozzo dove si raccoglieva l'acqua potabile. Si prosegue lungo una bassa galleria laterale, che conduce nel luogo dove comunemente si possono osservare i protei. L'acqua è molto bassa. I protei sono molti ed alcuni di essi sono quasi completamente fuori. Il proteo è generalmente lungo tra i 20 e i 30 cm, ma che in alcuni esemplari può arrivare fino a 40 cm. Il tronco è cilindrico, uniformemente spesso e segmentato da 25-27 solchi dorsali di uguale dimensione. La coda è compressa lateralmente, ed è munita di una piccola membrana natatoria. La pelle reagisce alla presenza di luce modificando il colore, da bianco-giallastro a bruno. È normalmente oviparo, e può vivere, si stima, fino a 50 anni ed oltre. La nostra indagine nell'Isoltino per ora finisce qui, ma altre esplorazioni sono già in programma. Per completare la mappatura di tutte le grotte dove internamente è stata segnalata la presenza di acqua, la caccia al proteo continua. Concludendo possiamo affermare la notevole presenza del proteo nelle acque ipogee isontine. Si può sicuramente ipotizzare la presenza di grandi fiumi e, o bacini sotterranei con acque limpidissime, fondamentali per la vita del proteo stesso.